La ditta Lamberti Vincenzo è un'azienda a conduzione familiare, da oltre 20 anni rivenditore di materiali e attrezzature per l'edilizia. Ditta Vincenzo Lamberti, via Giovanni Cesaro a Santa Lucia di Cava dei Tirreni. Sicuramente quando si affronta la prima in classifica c'è sempre grande motivazione, voglia di dimostrarsi non inferiori. Ovviamente nel corso del campionato lo siamo e lo saremo, però nei singoli 90 minuti può sempre succedere di tutto. Cercavamo una bella soddisfazione e l'abbiamo per fortuna trovata. Purtroppo le partite non sono tutte uguali, e questa evidentemente è andata più vicina rispetto ad altre a come l'abbiamo preparata. Eravamo anche molto rimaneggiati, abbiamo giocato con 2 centrocampisti in difesa, con un attaccante a centrocampo, e forse proprio il fatto di vederci quasi spacciati ci ha dato una marcia in più per rischiare tutto e dare quel qualcosa in più che ci è valso un grande primo tempo. Sì, c'è tanto amaro in bocca e una sconfitta che fa male, perché comunque arriva con episodi che vanno a condizionare da subito quella che poteva essere una partita diversa. Subire gol nell'immediato, insomma, ha complicato le cose. Abbiamo, a parer mio, creato delle situazioni importanti e meritavamo il pareggio. Poi ecco, in un altro momento cruciale a fine primo tempo abbiamo subito questo secondo gol. La squadra nel secondo tempo ha cercato di reagire, ha cercato insomma di cambiare anche quelli che erano gli interpreti, e c'era tutto il tempo poi per andarla a riprendere, perché comunque il gol di Foggia è arrivato ad un metà secondo tempo dove ci potevano essere ancora tutte le condizioni per recuperarla. Ciò non è avvenuto, quindi dispiace, perché ripeto, dispiace per il seguito che abbiamo avuto oggi, per i risultati sugli altri campi, ma come ho sempre detto questo è un campionato difficile, quindi dobbiamo anche in questa circostanza di amarezza, di rammarico, trovare le energie per recuperare e ripartire nell'immediato. Discorso che comunque quando dico che la Cavese, sì, la Cavese a +3 non ci dobbiamo esaltare più di tanto. Saremmo potuti andare insomma a +5, ma non sarebbe cambiato molto, perché ripeto, è un campionato e ci sono troppi avversari, troppi campi ostici, e su cui in questo momento è veramente prematuro e inutile per certi sensi insomma esaltarci più di tanto, ma allo stesso tempo in questo momento demoralizzarci più del dovuto.